Alessandro Dauria, lo stand è quello dell'Avid, le novità qui all'IBC di Amsterdam. Buongiorno a tutti, le principali novità di quest'anno del nostro IBC sono sicuramente la nostra superficie di controllo S4, stata rilasciata e annunciata da Avid, come la S1, la famiglia più piccola, che sarà disponibile a partire dalla fine dell'anno. Inoltre una delle grandi novità di Avid in questo IBC è anche l'introduzione di quelle che sono alcuni miglioramenti della nostra piattaforma Avid Media Central, soprattutto per quanto concerna il modello ovviamente di editing on demand, la possibilità di montare ed editare direttamente da funzionalità cloud, quindi senza fisicità all'interno dell'infrastruttura. E, altre novità importanti sono sicuramente quelle di aver integrato maggiormente alcune funzionalità del mondo digital sulla nostra piattaforma ed infine l'espandibilità della funzionalità cloud space del nostro Nexus. Mentre qui abbiamo la soluzione di editing on demand. Sì, abbiamo tutta la parte di editing on demand. Editing on demand è la soluzione Avid rilasciata qui in questo contesto di IBC. È una soluzione sul cloud, totalmente sul cloud, che ha come obiettivo quello di dare un ambiente collaborativo di montaggio senza avere un'infrastruttura locale. Quindi un qualsiasi cliente che ha necessità di dover utilizzare in modo anche temporaneo una componente di montaggio può accedere al sistema attraverso ovviamente gli account e utilizzare un classico media composer come se fosse un media composer a casa, con la possibilità di poter lavorare in ambito collaborativo. Inoltre sempre qui ad ABC Avid presenta Share Library on Demand, che anche questo è un servizio che consiste nella possibilità di poter avere all'interno sul cloud un concetto di una libreria, quindi la libreria invece di avere la fisicità ma quella di poter avere il materiale, diciamo così, copiato sul cloud. Inoltre sempre qui ad ABC Avid espande la sua funzionalità per quanto riguarda il Nexus Cloud Space, quindi lo storage che noi conosciamo come uno storage fisico di produzione, di post-produzione per l'edit collaborativo, può essere anche utilizzato per quanto riguarda l'estensione di quest'ultimo sul mondo del cloud. E con questo è tutto qui dallo stand dell'Avid per Alessandro Dauria e per ciò che riguarda appunto tutte le soluzioni offerte da questa azienda, dall'IBC di Amsterdam per digitalproduction.tv.